That was so fucking dangerous. Una pila di libri più alta di me. Questo è l'ordine naturale delle cose. Buon equinozio di primavera. Indosso pantaloni floreali. Ci tenevo a farlo sapere. Ma non si vedono mai le mie gambe nei video. Questa colossale massa di alberi tagliati per darci gioia e intrattenimento è composta da tutti i libri che ho scambiato tramite Actionbooks o comprato durante l'inverno. In attesa dei bellissimi giorni di primavera in cui potrò finalmente passare del tempo in giardino a leggere. Non c'è niente al mondo che mi rilassi di più che stare dietro casa con un bel libro e tutti i gatti del circondario che pretendono di essere coccolati da me. È il paradiso. I primi tre me li tolgo facilmente. Io ho una paura colossale di venire sepolta sotto questa massa. Dicevo che i primi tre me... No! Dicevo, e tre, che questi me li tolgo abbastanza velocemente dal... Dicevo, e quattro, che questi me li tolgo abbastanza facilmente dalla lista delle cose da fare perché si tratta dell'amica geniale. Questo mi è arrivato tramite Hatchbox, quindi Cristina, una ragazza carinissima, mi ha fatto un bigliettino, mi ha dato del tè, delle tisane che io adoro. Thank you. Su Hatchbox ho trovato solo l'amica geniale da scambiare. Gli altri tè li ho dovuti comprare nuovi, però non ho potuto resistere, cioè io mi sono perdutamente innamorata di come scrive Elena Ferrante. L'unico commento che devo fare è che, nonostante io ami il contenuto di questi libri, le copertine sono proprio brutte, soprattutto questa. Cioè, se ho visto delle copertine non appropriate al contenuto dei libri, sono queste. Cioè, quasi quasi sono più belli i libri con la locandina della serie, cioè che almeno ci sono Lenù e Lila e non delle bamboccine a caso con le ali di farfalla. Che cosa c'entra con l'amica geniale? Vabbè, non importa. Andiamo avanti, perché di questi ho già parlato in lungo e in largo e so già che quando avrò finito la serie probabilmente la leggerò da capo, perché è troppo bella, è troppo scritta bene. Che abbiamo qui? Io faccio parte di un club del libro che funziona così. Ci vengono proposti tre libri, tra cui scegliere per la lettura del mese. Si vota e si legge ovviamente quello più votato. A febbraio ha vinto Oscar Wao, però uno dei libri candidati era questo, Cristalli Sognanti, e mi ispirava talmente tanto che non ho potuto non prendere anche quello, anche se non aveva vinto. È fantascienza, anni 50, quasi mistica, direi. Non ci sono viaggi nello spazio, spade laser, nonostante io adori le spade laser. C'è solo un'altra civiltà diversa da quella umana, misteriosa, inquietante, forse pericolosa da conoscere, da incontrare. E visto che solitamente faccio fatica a leggere fantascienza e questo qui è forse più vicino al fantasy, penso che potrebbe essere nelle mie corde. Voglio fare un altro tentativo con un titolo che ha vinto il Pulitzer. Tanto prima o poi riuscirò a trovare un libro che ha vinto il Pulitzer che mi piaccia al 100%. Dunque. Qui abbiamo le fantastiche avventure di Cavalier and Clay. È ambientato nel 39, i protagonisti sono ovviamente Cavalier and Clay. Ideatori di questo fumetto che parla di un eroe che combatte contro Hitler, contro il regime nazista. Quindi già c'è un po' di metaletteratura che a me piace sempre. È un bel chonky boy. Chonky è una parola che ho detto, penso, 80 volte al giorno nelle ultime settimane. Non so, mi fa proprio ridere. Chonky rende proprio l'idea di qualcosa che è tozza, no? Chonky. Quindi penso mi terrà compagnia per tanti bei pomeriggi all'aperto. Giuro che non vedo l'ora di poter stare all'aperto. Negli ultimi giorni ha sempre piovuto, io non ne posso più, voglio stare fuori. Io sono come le lucertole, non produco calore corporeo di mio, ho bisogno della luce del sole, ho bisogno di stare seduta sui sassi mentre sgranocchio carote e leggo libri. Ne ho fisicamente bisogno. Questo è un piuttosto chonky boy, questo è un massive chonky boy. È l'ombra della montagna, il seguito di Shantaram. Shantaram ce l'ho in ebook e ancora non l'ho letto, però mi dà quel vibe, mi dà quasi la certezza di essere un libro che mi piacerà. Quindi su Hatchbooks una ragazza mi aveva proposto uno scambio, tra i suoi libri aveva l'ombra della montagna e ho detto, mandamelo. Ancora non so se Shantaram mi piace per davvero oppure no, però
i libri giganti sono sempre ben accetti nelle mie librerie. Molto carino il segnalibro che mi ha regalato questa ragazza. Oh. Questo titolo è edito Neri Pozza, come questo, Lascia scorrere il tempo. Lascia scorrere il tempo è un romanzo di amicizia femminile tra varie classi sociali. Anche questo l'ho preso un po' a scatola chiusa. Appuntamento al buio con un libro tramite Acciobooks. Cosa ho dato via? Dirk Gently. Perché sì, l'ho letto, però facile. Cioè, non è come la Guida Galattica. Non sento abbastanza affetto per i libri di Dirk da tenermi i suoi libri Forever and Ever. Dopo questa discreta quantità di Chunky Boys, abbiamo un libricino tascabilino carino, leggerino, perché ho scambiato su Watchbooks il diario di Bridget Jones con dentro le foto del film. Giuro, giuro che dentro ci sono le foto del film, guarda. Serena Zellweger. C'è un'autrice di libri young adult di cui ho già parlato 850 volte perché da anni sono innamorata della saga di Shiver, che in realtà si chiama I lupi di Mercy Falls. Nel frattempo, nel periodo di tempo in cui io sono passata da young adult a new adult a actual adult, Maggie Steve Vader ha cominciato un'altra saga che si chiama Raven Boys. La protagonista è una sensitiva che ha questa maledizione. Sa che quando bacerà il suo vero amore, lui morirà. È già tragico, è già triste e già lo adoro. Oh, quanto è scritto piccolo! I miei poveri occhi da vecchia non ce la fanno. Una vita. Oh, quanti book haul fa ti ho parlato dei figli della mezzanotte di Salman Rushdie? E ti avevo detto che è nella collana Fahrenheit 451 perché è un libro bandito, no? Perché Salman Rushdie ha avuto problemi nel suo paese d'origine per aver scritto i versi satanici, che io chiamo sempre i versetti satanici, non so perché. Anche qui trovato su Watchbooks, quindi segnalibro della gioia. Ovviamente non è in versi, è un romanzo. Oh no, ma perché oggi mi cade tutto? Non è che ti cade tutto, Nancy, che fai cadere tutto. Io provo un'istintiva attrazione e curiosità nei confronti dei libri che creano problemi al proprio autore, che poi tra l'altro potevo fare anche un collegamento perché Salman Rushdie c'è nel film di Bridget Jones. Nel mio torbido passato da teatrante ho interpretato uno dei ruoli più belli, secondo me, in Stato d'assedio di Camus. Lo Stato d'assedio è la sua versione sceneggiata del suo romanzo La peste. Di questo ti so dire per filo e per segno di cosa parla perché l'ho recitato. Ha! La sceneggiatura va letta tante volte quando reciti a teatro. Tante! Ma forse è meglio non approfondire perché tocca corde sensibili, poiché parla di un'epidemia. Questa città viene messa in quarantena a causa della peste e ovviamente all'interno delle sue mura vengono fuori tutti i lati più crudi e oscuri dell'umanità, dal fanatismo religioso all'estremismo politico. Che te lo dica fa, è un capolavoro, l'ha scritto Camus. Io amo Camus. Io ho fatto il liceo linguistico e la mia prof di francese era uno dei miei incubi peggiori e odiavo il francese e la letteratura francese all'epoca. Col senno di poi mi sono resa conto che la mia prof di francese è l'unica prof che mi abbia insegnato ad analizzare per davvero un testo, e B, che la letteratura francese è straordinaria. Valeria, ti chiedo scusa dal profondo del cuore per non aver dato il mio meglio all'epoca. Non che la mia prof di francese guardi i miei video, però dirlo mi fa sentire meglio nei suoi confronti. Meritava un'alunna migliore. Ti ricordi il mio video? Mi sono innamorata di John Wick. Mi sono innamorata di John Wick è un piccolo tassello nel mio amore molto più ampio nei confronti di Keanu Reeves. Un paio d'anni fa in un'intervista gli chiesero: Ehi, Keanu. Non ho mai sentito il suo nome pronunciato due volte nello stesso modo. Cosa stai leggendo? E la sua risposta fu The Overstory di Richard Powers. Libro che dopo poco tempo vinse il Pulitzer. Quindi diamo un'altra occasione a libri che vincono Pulitzer con il sussurro, troppo basso, Il sussurro del mondo di Richard Powers, edito da La Nave Teseo. Yes.
adoro i libri della nave di Teseo. Odio che costino l'ira di Dio, però sono proprio delle buone edizioni, sono buone traduzioni e il sussurro del mondo mi incuriosisce tantissimo perché da come ne ho sentito parlare ho capito che è uno di quei libri che è impossibile catalogare in un genere ed è quasi impossibile riassumere, perché è una storia ampia, dal respiro cosmico. Presente quelle storie che parlano di dettagli talmente piccoli che ti fanno sentire parte di un universo immenso? Presente che i tuoi atomi sono vecchi tanto quanto i dinosauri? Ecco, questo è il tipo di concetto e di frase che mi fa esplodere il cervello, e da quello che ho capito, questo libro è così dalla prima all'ultima pagina. Una cosa bella del mio lavoro è che posso comprare libri con il 30% di sconto. Quindi lo faccio spesso, forse troppo spesso. Un po' come Diario di Bridget Jones, che vorrei spostare perché è un mattone molto piccolo in una pila molto instabile. Architettura, ladies and gentlemen. Dicevo che un altro film alla Bridget Jones, almeno nella mia testa, è Il Diavolo Veste Prada. Che è un film che... Dirty Secret. Non mi è mai piaciuto Il Diavolo Veste Prada. Cioè, mi piace il concetto. E ho visto il film un paio di volte, però non mi ha mai sconvolta, non l'ho mai trovato tanto iconico quanto la gente dice. Quindi ho pensato che il libro potesse aiutarmi ad entrare meglio nella mente di Miranda e di... come si chiama il personaggio di Anne Hathaway? Andrea. L'ho letto nella letta. Oh, non avevo visto che già non mi ha scritto buona lettura. Vedi, Acciobooks è una continua sorpresa e mi rende felice. Come ti ho detto nel video delle letture di qualche giorno fa, mi sono perdutamente innamorata di come scriveva Anais Nin, o almeno come scriveva nei suoi diari, perché il Delta di Venere mi ha traumatizzata nel profondo. Henry June è pieno di riferimenti alla scrittura di Henry Miller, alla sua potenza, alla sua irruenza. Ed ogni volta che Anais descrive la scrittura di Henry Miller, questa Anais dice: cavolo, ma io voglio leggere Henry Miller, cioè sono curiosa, non l'ho mai letto. Quindi tramite Acciobooks mi sono fatta mandare Tropico del Cancro. Ho chiesto anche Tropico del Capricorno, ma non me l'ha voluto dare nessuno. Mamma mia, anche questo è scritto piccolo! Ma che problemi ha l'editoria con i caratteri grandi? Pensa che la collana Harmony ha tutta una sezione dedicata che si chiama Vedo Grande. È scritto grosso così. Infatti i libri Harmony, che di solito sono così, nella collana Vedo Grande sono così. Aspetta, invece li ho in negozio, te li faccio vedere. Mi fanno troppo ridere, guarda. Collana Vedo Grande. Tanto li avrei visti gli Harmony, sono dei pamphlet praticamente. Invece qua sono dei veri chunky boys, perché sono scritti in carattere 25. Non ho idea di cosa parli, Tropico del Cancro, sono solo curiosa di sapere come scriveva Henry Miller. Un libro che mi è capitato molto spesso in negozio e ho sempre venduto, piccola parentesi, una cosa che faccio spesso in negozio è portarmi via le cose. Le pago, ovvio, mica le rubo. Però ecco, se mi arriva un libro interessante, invece di esporlo, lo metto nello zaino. Se mi arriva un libro che forse mi interessa, lo metto in esposizione e se non lo vendo a nessuno me lo porto via. Uno dei libri che mi ha sempre incuriosita, ma che non ho mai potuto portare a casa perché me l'hanno sempre fregato, cioè comprato, è Povera ragazza ricca di Leslie Locko, che un po' come Lascia scorrere il tempo parla di amiche donne. Da quando Girls mi è rimasto qui sul gozzo perché loro secondo me non sono abbastanza amiche, e da quando ho letto L'amica geniale, ho proprio voglia di storie di amicizia femminile. Un po' anche per il fatto che non vedo la mia migliore amica da 2 anni. Buongiorno! È arrivato Tony con la colazione! Con Saluta! chi stai parlando? Sei normale? Con chi stai parlando? Non c'è nessuno lì. Lì Ci sono i miei amici. Visto non c'è nessuno. che bravo fidanzato che mi porta il caffè. Anyways, ultimi 3 libri. Il primo di questi io lo cerco su Acciobooks praticamente dal primo giorno che ho fatto un account su Acciobooks e nessuno mi aveva mai detto di sì. Tutti: no, grazie, non sono interessato.
Finché non ho conosciuto Anita. Anita che mi ha mandato Anima. È un libro scritto dal punto di vista di vari animali che appunto tramite questo escamotage riesce a descrivere in modo profondo e oggettivo l'umanità. Tra l'altro qui dietro nelle... come si dice in italiano? Praise. I complimenti che fanno gli altri autori. Qui dietro c'è un complimento di Melania Mazzucco, quindi se è piaciuta Melania Mazzucco, io ci sto, lo leggo subito. Ultimi due, nerdaggio in abbondanza, perché la stessa ragazza mi ha mandato Il custode del drago di Robin Hobb. Io mi sono innamorata l'anno scorso di Robin Hobb in una maniera svergognata. L'apprendista assassino è miglior fantasy mai letto. È perché io l'Enebe di Avalon non lo considero fantasy. È complesso. Un giorno farò un video di almeno un'ora sull'Enebe di Avalon. Proprio un video essay, una tesi di laurea sulle nebbie di Avalon. Perché secondo me il bello delle nebbie di Avalon è che la magia non c'è per davvero. Comunque un discorso complesso. In Robin Hobb la magia c'è e nell'apprendista assassino ovviamente c'è anche l'arte, la magia. E questa è un'altra saga, non c'entra con l'apprendista assassino. Ci sono i draghi, quindi ci sto. E mi ha mandato un altro Chonky Boy di uno dei miei autori fantasy preferiti, ma penso che sia il miglior autore di fantasy contemporaneo senza se e senza ma, Elantris di Brandon Sanderson. Tutti i libri di Brandon Sanderson sono Chonky Boys. Questo è un very very Chonky Boy della lunghezza di... ah, ma dai, neanche 700 pagine. Una passeggiata di salute. Di cosa parla Elantris? Io l'avevo iniziato l'anno scorso in ebook, ma non mi stava soddisfacendo. Perché i chonky boys digitali non mi danno la sensazione di essere veramente chonky, perché il telefono è sottile alla fine, uno smartphone. Anche quando l'anno scorso leggevo Il priorato dell'albero delle arance, anche se non mi stava piacendo il contenuto, il formato mi dava gusto perché è tipo enciclopedia, è un po' come riprendere in mano Il Signore degli Anelli, e a me dà gusto quella sensazione di avere un bel malloppone di pagine in mano, quindi... Ricordo appunto solo l'inizio perché non ero andata troppo avanti. C'era questo principe che veniva preso per morto e portato in una città barra lazzaretto abitata essenzialmente da zombie. Coprotagonista la sua promessa sposa, che scopre intrighi di corte relativi a questa falsa dichiarazione di morte del principe. Brandon Sanderson è uno scrittore fenomenale, che lo dico a fare, quindi so già che mi farà trascorrere delle gran belle ore questo Chonky Boy. That's it, guapos. Questi erano tutti i libri accumulati in questi lunghi mesi invernali che renderanno ancora più soleggiata e gradita la mia primavera. Io tipo ad ottobre comincio ad aspettare la primavera perché io detesto l'inverno con ogni fibra del mio essere rettiliano, perché appunto io non produco calore e patisco il freddo. Non vedo l'ora di poter cantare Here Comes the Sun. Duru duru. Ti lascio qua attorno tutte le cosine da cliccare, sai come funziona YouTube. Ti mando un grande abbraccione. Love you, bye!